Torniamo live dopo un po' di tempo su Free TV, pronti per commentare insieme, soprattutto con questo speciale dedicato al derby di Calabria tra il Cosenza e il Crotone, terminato per una rete a zero con gol di Carraro. Ne parleremo e soprattutto analizzeremo cosa potrà succedere da qui dopo la vittoria del Cosenza, e lo faremo con il mio compagno di viaggio Rocco Calandruccio. Ciao Rocco, ben trovato. Rocco, buonasera e ben trovato. Ciao, ciao Attilio, Rocco. Buonasera a te e a tutti i nostri amici. Ecco, qui con noi quest'oggi il nostro ospite Sasà Soviero. Ciao Sasà, con te inquadreremo i momenti delle due squadre, ma non solo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E direi che il momento è molto importante, Rocco, in questo momento, perché il Cosenza vola verso l'alta classifica, il Crotone soffre. Partiamo dal giro rapido con Rocco. Come inquadri la situazione delle due squadre? Ma due squadre che stanno vivendo momenti totalmente opposti. Cosenza, che sappiamo benissimo quello che ha vissuto alla vigilia di questo campionato, una squadra che fino all'ultimo era in bilico fra Serie B e Lega Pro, il DS Goretti che praticamente ha fatto da zero una rosa allestita in pochissimo tempo. E devo dire che Zaffaroni si sta dimostrando anche in Serie B un ottimo allenatore, bravo nell'aver assemblato in poco tempo una squadra totalmente nuova. E devo dire che questa striscia di quattro risultati utili consecutivi stanno confermando sia l'ottimo lavoro di Goretti e quello di Zaffaroni. Chiaramente ancora è presto per poter fare dei bilanci, ancora siamo alla sesta giornata, però comunque per il Cosenza credo che ha tutte le possibilità per disputare un buon campionato e salvarsi senza patemi. Mentre il Crotone è una squadra molto giovane, rinnovata, a parte dall'allenatore che è un crotonese doc, emergente debuttante in questa categoria d'allenatore. Credo che il gioco di Modesto ha bisogno di tempo, è un tipo di gioco che per essere secondo me assimilato dalla squadra ha bisogno di tempo. Chiaro che la classifica non sorride, però credo anche a questo Crotone che manchi anche di un po' di esperienza, perché quando prendi tanti giocatori giovani credo che avere 3-4 elementi, Sasà Soviero me lo può dire, 3-4 elementi di esperienza, una squadra giovane, gente che la Serie B l'ha calcata, la conosce, avrebbero consentito al Crotone di avere un processo un po' più rapido rispetto a questo attuale, però a tutte le carte in regola, però secondo me per uscire da questa situazione. Sai, è difficile ripartire dopo un derby e soprattutto la ricetta non è semplice. Come si riparte e come si deve ripartire in casa Crotone? Ma il Crotone non vive un buon momento, perché poi alla fine loro è vero che hanno cambiato, hanno pensato sicuramente che cambiare, di avere ormai la ricetta per poter vincere i campionati, poi bisogna vedere che programmi hanno fatto, ma sicuramente sono partiti male con un allenatore giovane. Io penso che non è che ci sia tutto questo tempo per assimilare i giochi, in B non è così. In B poi se vieni risucchiato nei bassi fondi il Cosenza te lo dici, poi rimani tutta la stagione, fai fatica, perché sei giovane, non è una rosa che voglio dire, il Parma può andare male ma prima o poi verrà fuori, se non viene fuori ma rimarrà sempre nelle zone alte, ma il Crotone non lo vedo messo proprio benissimo, ma sotto tutti i punti di vista. Perché è vero, tu devi assimilare i giochi. Io posso. Si aspetta Zeman per il gioco, non Modeste, cioè, ma al di là di Modeste, che sia un ottimo allenatore, un ottimo giovane emergente, però poi non penso che gli diano tutte queste chance. Poi per
per andare avanti e dimostrare il valore. In B è come parti, ma vedi il Cosenza, le prime due non è partito benissimo e già si pensava che si potesse seguire la scia degli anni precedenti. Poi ha incanalato 4 risultati utili consecutivi e allora quindi prende morale. Non è una squadra tanto giovane, cioè voglio dire, ci sono giovani, ma c'è mista gente di esperienza e quindi è più facile. Avendo passato poi anni precedenti così in affanno, poi l'entusiasmo poi ti porta a fare sempre meglio. Invece il Crotone pensano sempre che ogni anno poi risalgono, ma risali se hai la struttura per poter risalire. Se poi pensi, io non lo so, Ursino, cosa hanno pensato con la società, ma sicuramente non hanno la ricetta per poter vincere con i giovani. L'hanno fatto un solo anno con Juric, non penso che possano ripetere la scia degli altri anni, voglio dire. Mi dispiace perché comunque è diventata una grossa piazza, è consolidata, è una big di B. A vederla soffrire dispiace un attimino. Poi per il derby io sono per il pareggio, sempre le squadre sono sempre, poi ho visto questa punizione magistrale, cioè una punizione che poi se ne vedono poche. Sfruttiamo anche il tuo ruolo, Sasà. Si poteva fare di più su quella punizione? Eh sì, si poteva raccogliere meglio in porta, no? La girata forte. Ah, imparabile. No, la girata forte, pure io, guarda, sto fatto che ci sono tutti questi telefonini, perché vista laterale non si riesce a cogliere proprio il calcio, ma vista poi ho visto alcune immagini su Facebook di tifosi che erano dietro la porta, cioè è imprendibile, perché è arrivata forte nell'incrocio. Se parti prima in B non è come la C. Se in C anticipi il tempo, difficilmente qualcuno se ne accorge, ma in B se ti muovi prima ti fanno gol. Quindi la differenza fra le categorie è questa. Cioè era imparabile, per me era imparabile. Poi magari voi conoscete qualcun altro che la prendeva, magari me lo fate sapere pure a me. Mi sentite? Sì, Attilio, E abbiamo perso niente. Attilio. Abbiamo perso Attilio. No, sono d'accordo con te, sai, era un tiro imparabile. Io l'ho vista da dietro la Rocco, porta. perdonami se ti interrompo perché dovremmo avere con noi anche questa sera per commentare il derby non solo, Mister Giorgio Roselli, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ciao Mister, buonasera anche a te, se ci senti, se ci ascolti. Il mister non ci sente e non ci ascolta. Proveremo a ripristinare il collegamento tra pochissimo. Continuando la discussione con te, Rocco, da che punto di vista credi che questo Crotone, 70% di possesso palla nel primo tempo, ma la pressione non è stata concretizzata poi davanti? Gakpo è riuscito a creare qualche grattacapo, poi con l'ingresso di Corsi, tutto sommato, il Cosenza è riuscito a correre i ripari. Da una parte il Cosenza ha fatto la partita che doveva fare sostanzialmente, poteva fare molto poco, una partita molto intelligente. Dall'altra parte è un Crotone che non è riuscito a concretizzare la mole di gioco creata. Sì, in fase di creazione. Posso, Mi prego, Sasà, fai. vai. Allora, sto Prego. fatto del possesso palla. Il possesso palla va visto in due ottiche, cioè sotto diverse ottiche. La prima è quella che tu tieni palla e non verticalizzi mai. Io ho giocato con Zeman, che a volte avevi poco possesso palla, ma tutte le palle che avevi erano in verticale verso la porta. Voglio dire, se tu tieni un possesso palla sterile, tu puoi giocare anche 90 minuti, gli altri ti faranno 3 tiri, ti faranno. L'importante è avere il possesso palla, ma poi quando vai ad attaccare, verticalizzi e fai male. Io non vedo tutte queste sta pressione poi. Avere una palla gol, due palle gol, voglio dire, con il blasone che uno si porta, ci sta, ma se finisce lì, poi alla fine, soccombi.
perché poi gli altri colmano il gap con la cattiveria e la voglia di fare il risultato. Assolutamente, Rocco, invece come inquadri fino a questo momento il lavoro di Zaffaroni, un lavoro importante, il Cosenza, conosciamo tutti gli handicap con cui è partita questa stagione, il lavoro di Roberto Goretti mi sembra sotto gli occhi di tutti, poi alla fine il Cosenza fino a questo momento è ben assortito tra le parti, non era semplice, eppure Zaffaroni in maniera intelligente è riuscito fino a questo momento certamente a portare a casa più di quanto ci si aspettava all'inizio del campionato. Il Cosenza è stabilmente per ora nella parte sinistra della classifica. Sì, assolutamente. Ha grossi meriti Zaffaroni che in poco tempo, come ho detto prima, ha collaudato praticamente un gruppo nuovo. Una squadra che è bella anche da vedere, questo Cosenza. Fa un buon calcio, è una squadra compatta, equilibrata, ha giocatori giusti in tutti i reparti. Palmiero a centrocampo è un leader assoluto. Gori si sta confermando il suo talento, anche questo caso, che non è un caso, sta dimostrando veramente di essere un giocatore importante per la categoria. Anzi, non capisco cosa ci faceva ancora in Lecaprò, anche se mi sembra che è proprietà del Genoa. Quindi un Cosenza che rispetto allo scorso anno è molto più forte, molto più quadrato. E Zaffaroni che si vede tutta la mano del tecnico, sia dal punto di vista non solo tattico, ma anche nella mentalità. Assolutamente sì. Per Sasà, a proposito di estremi difensori, il Cosenza ha prelevato dal mercato estivo un portiere esperto come Vigorito. In un gruppo giovane fa la differenza avere una guida tra i pali di grande esperienza. Ah, sicuramente nella gestione poi della tensione nelle partite poi che contano. Avere uno esperto sicuramente ti dà una mano, è un riferimento per lo spogliatoio importante. E quindi io penso che sia una scelta giusta e azzeccata. Poi penso che sia un uomo dell'allenatore o del direttore, quindi a maggior ragione lui ha più tranquillità per poter giocare. Assolutamente sì. Tra i tanti pregi e difetti, a proposito di estremi difensori, sfruttiamo proprio Sasà, ci spostiamo da una parte all'altra. Il Crotone in porta è reduce da un avvicendamento, è partito Fest da titolare, nel derby ha giocato Contini. Credi che però non avere da subito chiaro chi è il titolare può essere un danno in questo caso per il Crotone, su questo punto di vista? Ma qua quasi sempre, quando poi le cose vanno male, si cerca sempre di additare o di trovare il capro espiatorio. Voglio dire, è facile che io, per esempio, ero un portiere che le prime partite faceva sempre fatica, ma sotto l'aspetto fisico, non di prestazione, volevo dire. Quindi per andare in condizioni impiegavo un po' di tempo. Voglio dire, cambiare un portiere dopo 4-5 partite significa che già in partenza non le hai chiare. E avvicendare così in un momento difficile, nel momento in cui quello che subentra può capitare di toppare, voglio dire, poi hai perso due portieri e non uno, voglio. Quindi con troppo che si è legati al risultato che tu prima dicevi per assimilare lo schema, ma se uno deve assimilare lo schema non cambia subito il portiere, quindi denota una certa poi non tranquillità anche da parte di chi decide di cambiare i portieri, voglio dire l'allenatore, perché se uno già cambia già significa che non ha le idee chiare. È un'arma a doppio taglio questa. Assolutamente, assolutamente. Sì, assolutamente un punto. Sì, Quindi, no, assolutamente. voglio dire sì, il Crotone bisogna assimilare, però io sinceramente vedo, non riesco a capire loro che programmi hanno fatto, se hanno fatto un programma di risalita, anche perché il Crotone gioca col paracadute, quindi rispetto alle altre qualcosa in più può Loro parlano di investire. salvezza, Sasà, loro parlano di salvezza, quindi. Assolutamente. Diamo il buonasera tra l'altro anche a mister Giorgio Roselli che finalmente dovrebbe sentirci ed ascoltarci. Ciao mister, buonasera. Buonasera a voi.
Eccoci qua, vai, continua, Sasà, chiudi e poi ascoltiamo anche il pensiero e il parere di Mister Giorgio Roselli. Una società come il Crotone non può partire per salvarsi, cioè una che è reduce comunque da campionati importanti, non può iniziare la B come una squadra provinciale, voglio dire, è inutile nascondersi, il Crotone è una squadra consolidata in B, è una big delle B, e quindi non può partire per salvarsi, e quindi già il fatto che uno dica ci salviamo a priori denota che non c'è chiarezza nella programmazione, quindi ecco la vicenda. Assolutamente, prego, mister, per quanto riguarda in questo momento la classifica, lo stavamo analizzando con Rocco Calandruccio e con Sasà Soviero, il derby dice che la vittoria è andata al Cosenza sulla carta, la pressione, possesso palla, conta poco, lo stavamo dicendo, l'ha avuto il Crotone, ma oggi la classifica dice che la squadra che è partita con i programmi inferiori in termini di obiettivi si trova nella parte sinistra della classifica, mentre il Crotone, che è una squadra di grande qualità, si trova dalla parte destra. Tu come inquadri i momenti delle due calabresi in questo momento impegnate nel campionato di Serie B? Ma penso che sia abbastanza semplice. Il Cosenza sta facendo benissimo dopo un inizio travagliato, come sapete, ed è normale che tenere questo passo. Magari all'inizio c'erano grandi difficoltà, ora magari la squadra è in grande spolvero perché magari non ha fatto una preparazione, dunque bisogna ancora aspettare un po' di tempo. La cosa certa è che il Cosenza sta facendo benissimo, è già squadra, il Crotone sta facendo male. Diciamo che ho visto partite del Crotone, il Crotone non sta facendo niente di tutto quello che ci aspettava, è normale che ci vuole sempre tempo, è normale che bisogna aspettare, ma la squadra del Crotone è una squadra di qualità che non può stare fuori dalle prime otto. E su questo siamo tutti d'accordo. Parto da Rocco per poi coinvolgere i nostri ospiti. Può iniziare il processo a favore di Francesco Modesto? Credi ci siano i presupposti, Rocco, addirittura per parlare di panchino a rischio? Mi esprimo io. Con Modesto si è comunque iniziato un progetto e metterlo in discussione dopo sei giornate mi sembra assolutamente fuori luogo. Ma questo è il mio pensiero. Rocco, il tuo? No, sono d'accordo con te, credo che la società era consapevole di aver di quando ha affidato la panchina a Modesto, un allenatore giovane che fa anche, come diciamo prima, comunque un tipo di calcio, diciamo un po' che ha bisogno, ecco, non è facile che venga subito amalgamato, assimilato dai giocatori, però credo che questo momento mette in discussione Modesto dopo sei giornate in un progetto che la società stessa su cui fa tanto affidamento, credo che sia sbagliato. Però è chiaro che bisogna iniziare a fare punti, perché comunque la classifica, come diceva giustamente Sasà Soviero, poi inizia a essere complicata e difficile poi poter risalire. Una cosa che poi non riesco proprio più forte di me, sto fatto di sto gioco che deve essere assimilato, ma che gioco fa sto Modesto, scusate, perché mo con tutto rispetto per Modesto, cioè tutti questi giochi che devono essere assimilati, tutti i giochi devono essere, sono d'accordo col mister che il Cosenza da parte sua parte col vantaggio mentale che dice sono arrivati alla fine, mo non sono preparati, non ha fatto una preparazione. Il problema verrà dopo, però sto fatto che si voglia cercare delle attenuanti al gioco è iniziato, non ha inquadrato quando uno parte male, non ha inquadrato la squadra, è stata rinnovata, hanno cambiato tantissimo, lo fa Modeste, scusami, non ho capito. Ma tutte le squadre sono cambiate e rinnovate, tutte le squadre cambiano e si rinnovano, cioè pure il Cosenza è cambiato e rinnovato, cioè non penso che, ma non per Modesto, ma in generale poteva essere pure un altro allenatore, chiunque sia, il fatto che dici bisogna assimilare il Crotone è in piena zona retrocessione. Sì, si aspetta 3-4 partite, si allontanano le altre, poi fa fatica, poi ha giocare con la lucidità
Io, con tutto il rispetto, parlerò sempre delle stesse cose. Ho avuto Zeman, è vero, tu fai fatica alle prime ritiri, farai fatica all'inizio, ma neanche tanto, voglio dire. Poi tutto il sistema da assimilare, io l'avevo fatto più Big A, la Sì. conosco bene, cioè sei in Big cominci altre due partite e poi non farà lo stesso campionato del Cosenza e devi aspettare che qualcuno non si iscrive per salvarsi, cioè alla fine è un progetto partito male, voglio dire, gli daranno tempo perché è un allenatore giovane e loro ci hanno puntato, ma io per come vedo io, o uno è partito con l'idea che può anche retrocedere, e allora sì, sono d'accordo con te, lo aspetteranno altre 5-6 partite. Ma se uno parte con la convinzione che è vero che gli dai tempo per giocare, ma poi non fai risultati, ma alla prima di altre quante partite potrà fare? Di solito quando parlo così sono sempre fortunato per l'allenatore perché poi una serie di vittorie che poi quello mi chiama, hai visto, hai parlato, però io analizzo i fatti e non è così. Il Crotone non c'ha tutto sto tempo da aspettare questi schemi, poi si ripiegherà su un esperto che farà quadrare un po' più le cose, però se continua così è ovvio che cambieranno. Io non Mister penso Roselli, che Mister Roselli, che di esperienza ne hai come mister modesto, un allenatore giovane che ha fatto un suo percorso dalla Serie C, è arrivato a Crotone, la squadra della sua città. I risultati non gli stanno dando ragione, fa un tipo di calcio comunque particolare, lo sappiamo, simile a quello di Juric, un po' gasperiniano, ma è giusto metterlo in discussione in questo momento e con una Serie B con un livello così alto e soprattutto con una squadra completamente nuova? no, io stavo sorridendo perché è normale che chi ha fatto calcio la pensa un po' alla stessa maniera. Poi ci sono mille sfumature, ma la vedi in un modo. Quello che ha detto Sovier è verissimo. La domanda che vi ha fatto è: ma quale calcio fa? Come se ci fosse un calcio di Modesto, un calcio di Zeman, un calcio di quell'altro. Il calcio è sempre uno, molto semplice, come diceva Cruyff. È un gioco molto semplice, il difficile è giocare al calcio in modo semplice. Lasciamo stare, diciamo, il discorso dei giochi. La verità è che deve avere tempo perché è un allenatore giovane, perché il Crotone ha puntato su di lui, perché ha una storia un po' che è stato riportato, diciamo, un po' a casa dopo le esperienze fuori. Dunque ha bisogno devono dargli tempo sicuramente, ma il discorso di Sovere non fanno piega, dipende dagli obiettivi. Se l'obiettivo era alto, le settimane per ancora balbettare sono poche. Se l'obiettivo è un anno di transizione, può andare avanti tutto l'anno. Dunque, queste sono cose della società. Per il resto, tutti noi oramai cerchiamo di vedere quali sono le squadre che vanno meglio, che fanno meglio. Dunque, una parte è diventata gasperiniana. Una parte è sarriana, ce ne sono due o tre soltanto, tutti gli altri una via di mezzo. E dunque ognuno fa il suo gioco. Il calcio è un bisogna saper difendere bene e saper ripartire. Quando si ha la palla bisogna saper attaccare senza prendere con le marcature e le coperture preventive, poi tutto il resto metti il gioco che vuoi, il sistema che vuoi, però il calcio rimane quello. Se sei scoperto ti fanno male. Se non attacchi nel modo giusto non fai male. Poi dopo tu scegli come vuoi, però questo rimane il calcio di tutti, non di C o di A. Assolutamente sì. Allora, noi salutiamo Sasà che aveva un impegno già preso in maniera pregressa, lo riaspettiamo nuovamente su Free Italia TV perché è sempre un piacere averlo con noi. Sasà, grazie e buona serata. Saluto, è un piacere parlare con le persone che stanno di calcio. Buonasera. Ciao. Ringraziamo Sasà Soviero per essere stato in nostra compagnia. Logicamente in questi periodi non è semplice analizzare il parere di Sasà, è certamente un parere da ascoltare in maniera diversa rispetto a tutti gli altri, fuori dagli schemi come abbiamo imparato a conoscere, ma
riesce a centrare il punto. Io riparto sempre da mister Roselle e poi vorrei ascoltare Rocco su questo punto di vista. Il Cosenza, mister, in queste gare anche contro il Crotone ha sviluppato una capacità secondo me fondamentale per una squadra che deve salvarsi, la capacità di saper soffrire. Anche contro il Crotone, seppur con una pressione sterile, ha rischiato molto poco, è vero, ma anche in quella circostanza ha saputo soffrire. Ripeto, conosco, ho visto le squadre di Zaffaroni e sono così. Lo era il Monza quando hanno vinto la Serie D, poi in Serie C, lo era l'Albino Leffe, e dunque le squadre di Zaffaroni sanno stare in campo, sa sfruttare gli uomini che ha a sua disposizione, è una persona molto seria e preparata. Dunque questo fa sì che il Cosenza, che sinceramente ha anche secondo me preso dei calciatori giovani e meno giovani, ma tutti giusti per il progetto, diciamo così, la squadra che sapeva di dover soffrire, e dunque giocatori adatti, non giocatori arrivati un po' come spesso succede alla frutta, dove quando c'è poi da soffrire diventa più difficile. Dunque, ecco, da questo punto di vista tutte le cose sono andate per il verso giusto. È normale, il campionato è lungo e difficile, ma se le premesse sono queste, credo che quest'anno il Cosenza si possa fare un'annata, diciamo, importante. Assolutamente, abbiamo analizzato un po' tutti i temi di questo derby tra il Cosenza di Zaffaroni e il Crotone di Francesco Modesto. Anche da Rocco, la chiave di lettura: da dove deve ripartire il Crotone di Francesco Modesto nel prossimo impegno contro l'Ascoli, una delle squadre sorpresa di questo primo scorcio di Serie B, uno scontro che sulla carta, per lo stato di forma delle due squadre, appare proibitivo. Eppure il Crotone ha un solo modo per uscire probabilmente da questo momento: lavorare, 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 anche se di tempo ce n'è obiettivamente molto poco. A Crotone serve una vittoria, che arrivi con l'Ascoli o contro un'altra squadra, ha bisogno di questi tre punti, che non solo per la classifica ma anche per il morale e per acquisire quella convinzione, quella sicurezza che serve per il proseguo della stagione. In questo momento l'unica medicina è la vittoria, che deve arrivare, come dici tu giustamente Attilio, attraverso il lavoro e il sacrificio. Al momento io vedo anche, ripeto, una squadra che non gioca un brutto calcio, però fa fatica a finalizzare. Tolto Mulattieri non ci sono altri che riescono a metterla dentro. In difesa fa fatica, ha preso tanti gol in 6 giornate, quindi c'è da lavorare, c'è da sistemare, al di là poi dei tempi e tutto quanto, ma c'è da lavorare veramente tanto, e solo la vittoria può essere la migliore medicina per cercare un po' di per rialzare questo Crotone. Vittoria, come diceva Rocco, probabilmente alludeva a un Benali in questo momento che, più che essere una risorsa, sta diventando quasi un peso. Mulattieri che non può reggere da solo il reparto, Mogos è arrivato con altre aspettative che sta deludendo le attese, a parte Sala manca probabilmente un esterno di sinistra, nonostante il Crotone sia una squadra che ha un tasso tecnico elevatissimo. Stevez è arrivato per più di 1 milione di euro, lo stesso Mulattieri davanti, in difesa bene o male una quadra con 3 titolari. Modesto l'ha trovata con Canestrelli in arrivo, Paz, e dall'altra parte sul centrodestra Nedial Ciaro, per cui resta solamente il tempo e il lavoro per poter sistemare una situazione che per il momento certamente non è delle migliori. Invece, mister Roselli, cosa resta per il Cosenza dopo la vittoria in questo derby così importante? La consapevolezza di poterci addirittura stare nella parte sinistra, anche un po' a sorpresa, o l'obiettivo mentalmente non deve cambiare, deve essere quello di soffrire fino alla fine, arrivare ai canonici punti per salvarsi, per poi eventualmente pensare a divertirsi? Ma io non penso che qualcuno, almeno quando alleno io, non penso mai a dove sarò alla 38esima giornata, dove saremo. Dunque io penso che le squadre, gli allenatori, i giocatori si allenano durante la settimana per fare il risultato la partita successiva, concentrati su quella partita e unicamente su quella partita. Dunque per me il Cosenza farà come faranno le altre squadre, cercando, come lo stesso Crotone. Il discorso della vittoria, certo, però è in questi momenti che si vedono, diciamo, gli allenatori, nei momenti difficili, quando c'è da tirare su il morale di questi ragazzi, dargli fiducia, dare forza. Di solito questi cambi di posizione, di risultati, vengono dati proprio
dagli allenatori più bravi, proprio quelli che nei momenti difficili sanno come trattare i calciatori, che è normale, quando le cose non vanno bene vanno in difficoltà. Ripeto, il Cosenza penserà sicuramente a una partita per volta, non c'è un discorso di parte sinistra della classifica dove tutti vorrebbero stare, soprattutto le squadre come il Cosenza, ma non è che se poi torna a parte destra si deve creare problema, ci saranno periodi migliori, periodi peggiori. La cosa importante è far allungare il più possibile la striscia di periodi positivi e mister, diciamo, tutto viene in cascina, mister, è tutto viene in cascina. Bravissimo, tutto viene in cascina, ma ripeto, poi ora c'è un'altra partita contro l'Ascoli, molto difficile, ma ripeto, non credo che ci sia in Serie B in particolare, ma anche negli altri campionati, partite facili, perché poi alla fine le partite facili sono quelle che ti rovinano le annate. Intanto in presa diretta, risultato tra Catanzaro e Catania, per chi ci sta seguendo in questo momento live su Facebook e su YouTube per Fridale TV, Catanzaro e Catania, quando siamo arrivati al 39esimo minuto sono sull'1-1, al 10° minuto era passato in vantaggio la formazione etnea guidata da Baldini con Rossini, la replica al 21esimo di Carlini per una partita che tutto sommato in bassa frequenza ci pare essere equilibrata dalla formazione di Calabro, che è chiamata comunque a un risultato pieno, perché poi la classifica anche in questo caso inizierebbe, usiamo il condizionale dato che c'è ancora molto tempo per poterla eventualmente ribaltare, diventerebbe complicata. Rocco, passerei alla regina prima di chiudere, un punto prezioso, tantissimi mugugni in realtà abbiamo ascoltato in queste ore, dall'altra parte però il Frosinone sta bene, ottenuto un punto in una settimana difficile per il ricordo di Massimo Bandiera, ma non solo, è una regina che però ha 10 punti di classifica e credo stia dimostrando ampiamente di poterci stare in quella posizione, di poterci rimanere fino alla fine, di essere una squadra assolutamente di categoria. Che ne pensi? Sì, guarda Tilio, io infatti sì, questo pareggio casalingo a Frosinone non è stato accolto benissimo. Io non farei per niente allarmismi, perché aver fatto 10 punti su 18 disponibili, quindi in 6 giornate, contro avversari del calibro di Monza, Ternana, Spal, Frosinone, mettiamoci anche il Crotone, direi che comunque è un ottimo bottino da parte della squadra degli Etti, che ancora non è al 100%, qualche giocatore ancora in ritardo di condizione, qualche giocatore non sta rendendo per come ci aspettavamo, però devo dire che è squadra, Regina è squadra, è un pareggio, è un punto che va bene, perché comunque la partita di sabato al Granillo potevano vincere entrambe, poteva vincere la Regina o poteva vincere il Frosinone. Alla fine è venuto un pareggio che tutto sommato è stato giusto tra due squadre che secondo me saranno protagoniste fino alla fine nella zona playoff. Quindi adesso è importante secondo me andare a Pisa contro un avversario che è in ottima forma e cercare di non commettere gli stessi errori visti a Pordenone. Quindi quello, lo step successivo deve essere quello, ma aver pareggiato con un Frosinone che, attenzione, tutte le vittorie ottenute quest'anno l'ha ottenute tutte in trasferta. Quindi era un avversario temibile, molto difficile, molto forte, e quindi tutto sommato è un punto che io sì, personalmente fossi la regina, comunque fossi agli Etti, accetterei in maniera serena. Mister, in chiusura una chiave di lettore, non voglio metterti in difficoltà, però chi sta faticando e sta faticando moltissimo è la tua vecchia Vibonese, che hai salvato nella scorsa stagione. E in questo momento i risultati non sorridono, ma ad Agostino nella conferenza post Turris, sconfitta pesante che potrebbe lasciare addirittura degli strascichi, lamenta di vedere sempre gli stessi errori. Tu come la vedi? Beh, è normale che della Vibonese non parlo. Invece parlo volentieri sia della Regina, che secondo me ha un'ottima squadra e dunque può fare un campionato importante, ma soprattutto, ma prima parlavi del Catanzaro. Il Catanzaro è veramente la squadra da battere nel girone C. Addirittura a livello dei calciatori è veramente, secondo me, più forte di Bari e Avellino, che sono da tutti date tutte e tre favorite, no? Ma Catanzaro non è assolutamente da meno di queste. E questo inizio un po' così, sinceramente, è particolare, ma io sono convinto che alla lunga non può non essere davanti, perché secondo me è veramente la squadra più forte del campionato.
Sono d'accordo con il mister, ma abbiamo avuto modo di parlare nel corso dell'estate, il Catanzaro si è mosso per tempo in classifica, certamente sta faticando in questo momento, ma il mercato è stato fatto in funzione sicuramente di vincere il campionato, la società non si è nascosta, i risultati per ora non stanno sorridendo, con la speranza che i secondi 45 minuti diano ragione, almeno in questa partita, la formazione di Antonio Calabro. Una tua chiave di lettura invece, Rocco, sul momento delicato che sta affrontando la Vibonese, mercato fatto così e così, non una rosa costruita probabilmente all'altezza, ma ripeto, quello che non soddisfa l'Agostino oggi è probabilmente una tenuta mentale che non regge per tutti i 90 minuti, e gli errori contro la Torri sono stati errori abbastanza gravi che hanno poi consentito ai campani di portare a casa l'intera posta in palio. Sì, una Vibonese che in questo avvio di stagione sta attraversando diverse difficoltà, sia dal punto di vista del gioco, dei risultati, della personalità. La sconfitta di ieri casalinga con la Turris lo ha confermato, purtroppo. È una squadra che, oltre a perdere, non riesce a esprimersi come gioco, perché comunque magari, sai, bene o male, non riesce a vincere, però bene o male esprimi qualcosa, c'è il gioco, quindi ci sono elementi che magari ti farebbero pensare che esci da questa situazione. Situazione difficile, ultimo posto solitario, serve subito una reazione. Arriva la Paganese, mercoledì si va a Pagani contro un avversario che sta avendo un buon momento, ieri ha pareggiato in casa del Bari, diciamo che è l'avversario meno consigliabile per uscire da questo momento per la Vibonese. Serve una reazione, perché giusto per dare seguito a quanto è stato fatto di buono in questi ultimi anni in Lega Pro. Assolutamente sì, siamo in chiusura di questa mezz'oretta analizzando il derby tra il Cosenza di Zaffarone e il Crotone di Francesco Modesto. Abbiamo analizzato anche il momento della regina, ma avremo modo e tempo di parlare, Rocco, per tutta la stagione su Free Italia TV. Stiamo preparando molte sorprese, Serie B, Serie C, Serie D, tanta Serie A e come sempre poi il mercato che non finisce mai. Io ringrazio Giorgio Roselli per essere stato con noi, mister, ci risentiamo presto, però con la speranza di vederti presto in panchina, onestamente, perché fuori ci serviresti come opinionista, ma ti preferiamo in panchina a dispensare consigli e la tua esperienza. Grazie mille, buonasera a voi. Grazie, Rocco Calandruccio. Ciao. Grazie a te, Attilio. E grazie a coloro che ci hanno seguito, un saluto a tutti e buona serata da Free Italia TV. Ciao.